Ha chiesto di parlare il senatore Marco Pellegrini, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, senatrici, senatori, rappresentanti del Governo. Ci stiamo occupando del DEF, che è il principale strumento di programmazione economica e di finanza pubblica per l'anno del 2022 e per i prossimi anni. Siamo in un momento difficile per l'Italia, per l'Europa e per il mondo intero. La pandemia non ha smesso di mordere e di far sentire i suoi effetti sia dal punto di vista economico e sia da quello sanitario. Abbiamo perso tante vite umane, ma non solo, anche pazienti affetti da altre patologie non hanno potuto avere l'assistenza che avrebbero ricevuto in tempi normali. Da due mesi è scoppiata la guerra in Ucraina a due passi da casa nostra e ciò rappresenta una tragedia umana come tutte le guerre, ma anche un'autentica e ulteriore tragedia economica per tanti cittadini europei e del mondo. Una delle conseguenze è stata l'esplosione dei prezzi dei prodotti energetici, che ha messo in difficoltà milioni di italiani ed europei. Ci sono tantissimi cittadini che si sono visti arrivare delle bollette mostruose, semplicemente insostenibili. Ma anche le sanzioni hanno danneggiato le nostre imprese e di conseguenza molti italiani. Ci sono tantissime aziende, non solo quelle energivore, cioè quelle che per funzionare hanno bisogno di tanta energia elettrica o di tanto gas, ma anche un semplice bar o un ristorante. Ebbene, tutti questi operatori economici hanno bollette che semplicemente non possono pagare. Il problema non è solo di chi ha questa difficoltà, ma riguarda tutti noi, perché sono posti di lavoro che si possono perdere, perché è un'economia che si stava riprendendo, la nostra, e che non può rallentare. Sono famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. E poi l'aumento folle delle materie prime che sta mettendo in difficoltà le aziende, e tutto questo porta con sé l'incremento dell'inflazione, un fenomeno a cui non eravamo abituati da un po' di anni. Sono problemi enormi, ma noi del Movimento 5 Stelle abbiamo la forza e il coraggio per proporre misure nuove, diverse, che aiutino il Paese e i tanti italiani che sono in difficoltà a uscirne fuori. Siamo una comunità e dobbiamo continuare a ragionare come tale e comportarci in questo modo, perché nessuno deve rimanere indietro. Occorre quindi coraggio, determinazione. Abbiamo proposto fin da subito, fin dall'inizio di questa nuova crisi, un Recovery Energy Plan, un piano europeo che avesse come orizzonte quello di renderci indipendenti dalle fonti fossili e indipendenti dalle forniture dall'estero. Dobbiamo produrre energia da fonti rinnovabili utilizzando quello che abbiamo, cioè il sole, il vento, l'acqua, la geotermia. Dobbiamo farlo subito. Occorre accelerare su questa riconversione e noi del Movimento 5 Stelle lo dicevamo tanti anni fa, ma siamo rimasti praticamente inascoltati, mentre altri andavano a fare accordi in Russia per acquistare il gas pensando di fare un affare. Ora i fatti purtroppo ci danno ragione. Ma non lo diciamo soltanto noi del Movimento 5 Stelle, non lo dice solo la logica. Grazie Presidente. Lo dice anche il vicepresidente europeo Timmermans, che ha dichiarato poche settimane fa che se avessimo fatto gli investimenti nelle rinnovabili qualche anno fa, non ci troveremmo nella situazione attuale. Quindi errori sono stati fatti, anche errori molto grandi in questo settore, ma quello che sarebbe davvero inaccettabile e inconcepibile sarebbe commettere di nuovo lo stesso errore, continuare politiche miopi e senza futuro. Dobbiamo invece mettere in campo investimenti imponenti per produrre energia rinnovabile e riqualificare i nostri edifici, che devono consumare molto meno. Per ottenere tutto questo occorre un piano europeo sulla scorta di un recovery fund che il governo Conte ottenne nel 2020. Noi in Italia, grazie al Movimento 5 Stelle, abbiamo cominciato a farlo già da due anni, grazie al super bonus 110% prima e alle comunità energetiche poi, che rappresentano due veri e propri successi che ci stanno copiando, e di questo ne siamo felicissimi. Dobbiamo sostenere anche chi produce, le imprese, gli artigiani. Occorre intervenire con ristori o con sostegni, che dir si voglia, alle aziende che ancora non si riprendono dalle perdite che hanno subito durante la pandemia. Presidente, le chiederei di poter svolgere il mio intervento in un minimo di tranquillità, se possibile. Io pregherei davvero
di cessare un po' questo brusio e non fa neanche onore a quello che è quella che è la rilevanza di questo provvedimento. Per cortesia. Grazie Presidente. Dicevo, ci sono aziende che ancora non si riprendono dalle perdite che hanno subito durante la pandemia e a cui oggi si aggiungono le imprese che sono danneggiate direttamente dallo scoppio della guerra, dalle sanzioni alla Russia e poi tutte quelle che stanno pagando uno scotto enorme all'aumento dei prodotti energetici e delle materie prime. Venire incontro alle imprese in merito all'aumento delle materie prime e tra l'altro aiuta anche quelle aziende che partecipano agli appalti del PNRR e che sono penalizzate in questo momento dal rincaro appunto dei materiali. Se non intervenissimo subito, vanificheremmo gli effetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il che sarebbe autolesionistico per il sistema Italia. Per fare tutto questo, Presidente, occorrono risorse e questo devono arrivare da un aumento del prelievo degli extra profitti delle aziende energetiche che, lo ripeto, hanno avuto guadagni colossali in questi mesi. E poi devono arrivare da uno scostamento di bilancio. Non è un tabù, non può essere un tabù, come non lo è stato nel 2020, quando abbiamo approvato scostamenti per 130 miliardi e i risultati ci hanno dato ragione. L'anno seguente, cioè il 2021, nel 2021 abbiamo registrato un aumento record del PIL, più 6,6%, che è stato maggiore dell'incremento di paesi a noi vicini come la Francia e la Germania e superiore all'aumento del PIL medio mondiale. Abbiamo salvato tanti posti di lavoro, imprese, artigiani e tutto sommato questo intervento ci è costato meno che se non fossimo intervenuti, se avessimo applicato le vecchie teorie dell'austerity o del darwinismo finanziario ed economico. Lo diciamo da mesi e lo ripetiamo ancora oggi: ritardare gli interventi ne aumenta il costo per chi si lasciano peggiorare le situazioni. Lo scostamento deve essere proporzionato alla situazione difficile che stiamo vivendo e non possono essere delle briciole. Un doveroso accenno, devo farlo, alle spese dell'istruzione pubblica, se ne è fatto un gran parlare in questi giorni. Non devono diminuire, ma devono essere garantite le risorse per una scuola e per una università pubbliche che formino i nostri ragazzi e le nostre ragazze ad affrontare e competere al meglio per le difficili sfide del futuro. C'è poi il problema che riguarda le imposte. Da un lato c'è necessità di detassare gli aumenti contrattuali proprio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori in questo momento drammatico. E dall'altro c'è il tema generale di un carico fiscale che deve essere sostenibile per cittadini e per le imprese, che non freni lo sviluppo ma che al contempo fornisca le risorse al Paese per uno sviluppo sostenibile ed equo. E poi c'è il tema di chi le tasse negli anni scorsi non è riuscito a pagarle pur avendo presentato regolare denuncia dei redditi. Noi del Movimento 5 Stelle proponiamo da ben due anni, con atti parlamentari sotto forma di emendamenti, a ogni provvedimento economico da due anni a questa parte, una rottamazione quater, che si badi bene non è un condono, lo voglio ribadire a gran voce, non è un condono perché il contribuente pagherebbe per intero le imposte che deve allo Stato, ma che non è riuscito a versare a causa di difficoltà economiche che noi come sistema Paese ci portiamo dietro dal 2008. Io voglio ricordare che siamo ancora l'unico Paese europeo a non essere tornato ai livelli di PIL precedenti alla crisi dei mutui subprime del 2008. Lo sconto che quindi prevederebbe la rottamazione quater nella nostra ipotesi riguarderebbe solo le sanzioni e gli interessi. E ci domandiamo, se non ora, quando? Se non lo facciamo in un momento drammatico come questo, in cui abbiamo una guerra e una pandemia, mi spiegate quando fare un provvedimento del genere? In questo DEF non ci sono riferimenti ad aumenti su spese militari e ne siamo particolarmente soddisfatti. Noi del Movimento 5 Stelle lo abbiamo detto in tutti i modi, mi avvio a concludere, Presidente, ho praticamente finito. Non è il momento di aumentare in maniera folle e improvvisa le spese per la difesa, aumentarle di 12 o 14 miliardi in un anno e mezzo, quando ci sono milioni di cittadini che non mettono il piatto a tavola e imprese e in difficoltà, è semplicemente inaccettabile. Noi siamo orgogliosi di aver portato avanti questa posizione inizialmente da soli, ma poi gli altri ci sono
venuti dietro e ne siamo davvero felici. Questo DEF ha come orizzonte politiche espansive. Noi lo sosteniamo dal 2018. Il Paese ha bisogno di politiche espansive affinché diventi un Paese più giusto, più equo, più solidale, che stimoli il fare impresa, creare ricchezza e redistribuirla in maniera giusta. Per tutti questi motivi io annuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie.